Dolore e commozione mista a rabbia per la fine tragica di Federica, oggi il funerale. Auto contro camion e poi finisce nel fossato a Jesolo, perde la vita un'anziana di Fontanelle. Rapina in sala slot, titolare strappa la pistola ai banditi e li mette in fuga a colpi di vaso. Botti di Capodanno vietati a Treviso, per i trasgressori multe salatissime. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dalla Marca Trevigiana. In primo piano c'è il lutto di Altivole per la tragica fine di Federica. Oggi l'ultimo saluto alla giovane morta in un incidente stradale. Mamma Claudia poggia con delicatezza sulla bara il costume. Inizia così, con questo gesto d'amore per ricordare la sua enorme passione per il nuoto, l'addio a Federica Brollo. 20 anni e un sorriso spento dal terribile incidente di Altivole. A Cairano la comunità si ferma e poco dopo anche le compagne del Monte Belluna Nuoto omaggiano il feretro con una sciarpa firmata da tutte loro. Poi l'entrata in chiesa ed accanto a papà Adriano, mamma Claudia e la sorella Francesca c'è anche lui, Francesco Zilio, il fidanzato di Federica, che era con lei nell'auto in quegli istanti terribili. Sull'altare il parroco legge una lettera scritta proprio dal ragazzo, distrutto dal dolore e dal rimorso di aver causato la tragedia, inconsapevolmente. «Caro amore mio», scrive, «non ho parole per descrivere il dolore e il vuoto che hai lasciato dentro di me», e continua ricordandola con lancinanti parole. Il giovane sa di essere sulla bocca di tutti in questi giorni, e lo sa anche la comunità intera. In questi giorni abbiamo ascoltato e letto un sacco di parole, tante parole belle, che ci hanno fatto gioire, ma anche tante parole che hanno fatto e fanno male. Andare avanti è il monito, andare avanti rispettando la vita nel nome di quella gioia che Federica esprimeva, gioia e generosità. Il suo ultimo regalo, la donazione degli organi, per scelta dei genitori. E ancora cronaca, ancora un incidente stradale, questa volta a morire è stata un'anziana a Jesolo. L'improvvisa sbandata all'altezza del ponticello, di fronte all'ingrosso di bibite dal CIN, l'auto che invade la corsia opposta proprio nell'istante in cui sopraggiunge un tir. L'impatto, la vettura che carambola contro il guardrail e finisce nel fossato. Ha perso la vita così questa mattina verso le 9 a Jesolo, in via Roma Sinistra, una 77enne di Fontanelle, Maria Littoria Falchetto. Illeso il conducente del mezzo pesante che non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro. Non è chiaro se l'invasione di corsia sia stata causata da una disattenzione o da un malore. Sull'asfalto segni di frenata non ce ne sono, l'impatto con il tir è stato violentissimo e malgrado l'auto della pensionata non fosse una piccola utilitaria ma un SUV, per lei non c'è stato scampo. A bordo, insieme alla 77enne, un cagnolino ritrovato ancora vivo. La donna fin da subito è risultata priva di sensi, i paramedici del SUEM 118 hanno tentato a lungo di rianimarla ma invano. Sarà la procura ora ad accertare eventuali responsabilità, anche se la dinamica del sinistro appare chiara. La 77enne, vedova da alcuni anni, abitava a Lutrano in via Costariol ed era attiva nell'associazione La Fonte. Lascia i figli che vivono in Francia e un fratello che abita a Ormelle. E ora Suse Gana per una rapina in sala slot. È da poco passata mezzanotte. Romeo Antoniazzi, gestore della sala slot Mirage di Suse Gana, è nell'ufficio che ospita la cassa. Nel locale, in quel momento, con lui ci sono 3 clienti. All'improvviso, come mostrano le immagini del sistema di videosorveglianza, entrano 2 uomini di colore, corporatura robusta e volto travisato da passamontagna e dal cappuccio della giacca. Entrambi in mano stringono una pistola. Mi hanno buttato la pistola alla testa e mi hanno detto dammi i soldi che sennò ti sparo. Sono attimi concitati, Romeo Antoniazzi non si fa cogliere dalla paura, ma anzi intraprende una colluttazione con uno dei 2 malviventi. Compulsivamente con la mano scacciata la pistola è caduta per terra, si è spezzata in 1000 pezzi perché era di plastica, quindi là ho capito che erano due pistole finte e li ho aggrediti e li ho cacciati fuori a calci dal culo. I 2 fuggono, sul posto arriva una guardia giurata avvertita dal sistema antipanico attivato dal gestore, pochi minuti e sopraggiungono anche i carabinieri. In 20 anni di attività, racconta Romeo Antoniazzi, ho subito diverse aggressioni e rapine. Uno ce le porta anche dietro questa rabbia e in questa occasione mi è venuta fuori un'energia paurosa. Se io avessi avuto qualcosa di più pesante,
li avrei stecchiti qua davanti. E allora invece con l'aiuto del nostro tablet vediamo una notizia che interesserà sicuramente tutti i trevigiani, perché torna anche quest'anno il divieto dei botti, ovvero torna l'ordinanza proprio che vieta l'uso dei fuochi artificiali. Il sindaco infatti firmerà a breve proprio l'ordinanza con il quale dal 30 dicembre al 7 gennaio l'accensione di, e anche il lancio di fuochi sarà vietato su tutto il territorio comunale. La multa per i trasgressori va da un minimo di 25 ad un massimo di 500. Euro. E a proposito di festività natalizie, torna anche quest'anno il nostro appuntamento con i vostri presepi. Potete segnalare la natività realizzata nella vostra abitazione ai recapiti che vedete in sovraimpressione. E a proposito di presepi, chiudiamo il nostro telegiornale questa sera andando a vedere una natività realizzata a Montebelluna. Arrivederci. Il presepe l'ho sempre fatto da piccolo per l'insegnamento dei miei genitori, da quando che, diciamo, ho cominciato a capire cosa è il presepe e tutto quanto, e continuo sempre, ogni anno lo faccio. C'è una cosa oggi del deserto, che le ho trovate da un amico e le ho portate a casa, e così ho messo un po' il deserto e un po' la montagna, perché avevamo una chiesetta di montagna che mi avete messo sopra la loggia del deserto. Buon Natale e un buon fine anno e buon anticipo del 2018. Speriamo che sia un anno veramente di pace, perché ne abbiamo veramente bisogno.